Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. A poche ore dalla chiusura di COP22, quali sono gli elementi che emergono dopo queste 2 settimane di negoziati? Beh, intanto qui c'è stato un convitato di pietra che era Trump, evidentemente. Si è arrivati qui con l'ansia anche di capire che cosa sarebbe successo dopo le elezioni di Trump, che come è noto è contro ogni iniziativa, o almeno così ha detto, contro i cambiamenti climatici. In realtà qui si è confermata che c'è un'inerzia dell'economia innanzitutto, che va verso una strada completamente diversa da quella che abbiamo vissuto fino adesso. Parigi si concluse con il direttore di Greenpeace che diceva che erano stati messi i fossili dalla parte sbagliata della storia, e credo che qui ne abbiamo avuto la conferma, altrimenti non si capirebbe perché 360 fra manager e imprenditori americani di grandi imprese, non soltanto della green economy, si siano appellati al presidente eletto per andare avanti. E soprattutto, diciamo, il fatto che a Marrakech si sia sentita questa coalizione molto potente per andare avanti fa pensare che l'economia sarà il driver più potente proprio per combattere i cambiamenti climatici.